fondamentale. Ronaldo! E come sempre, fino alla fine. Vamos, Juve! Ciao a tutti! Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video, buona domenica. E allora, la prima uscita ufficiale, stagionale, la prima amichevole dell'International Champions Cup 2019 della Juventus in quel di Singapore finisce con questo rocambolesco 3-2 per il Tottenham con il golazzo di Harry Kane al 93esimo, un gol che sa tanto davvero di beffa, insomma, per come si era messa questa partita. Tra l'altro un gol davvero incredibile che arriva da metà campo su questa palla sanguinosa persa da Rabiot, e quindi diciamo anche argomentazioni che sono fortemente opinabili per questa prima uscita della Juventus, dato che parliamo di una squadra che è ancora in piena preparazione. La Juventus si è radunata da neanche due settimane, il Tottenham praticamente tra 10 giorni inizia il campionato, e difatti nel primo tempo si è paventata tutta la differenza di condizione fra le due squadre, con loro che hanno portato questo pressing altissimo, ci venivano praticamente a prendere nella nostra area di rigore. Quindi la Juve, che va da sé, ha fatto una grandissima fatica nel primo tempo, ma comunque con la verve che è inesauribile, che non finisce mai praticamente, di Cristiano Ronaldo, abbiamo comunque portato noi le nostre brave i nostri bravi pericoli all'area inglese, e loro di fatto sono andati in vantaggio con questo svarione indietro di Matuidi, con comunque l'ottima risposta che c'era stata di Buffon e poi con il tap-in di Lamela. Ecco, sicuramente i 3 gol del Tottenham sono stati 3 errori clamorosi nostri in uscita, ma che sono anche ovviamente riconducibili alla scarsa brillantezza dovuta al fatto che siamo, come detto, alla seconda settimana di preparazione. Molto meglio la Juventus nella ripresa, allorché è entrato Rabiot, che ha portato più fisicità al centrocampo, dando modo a Pjanic di essere veramente nel vivo dell'azione della Juventus, soprattutto con l'innesto di Higuain al posto dello spentissimo e vero Mandzukic. Il Pipa ha dato profondità importante all'azione della Juventus. Abbiamo pareggiato al minuto 11 della ripresa con un gol bellissimo, con un'azione sarriana a tutti gli effetti, con praticamente 4 tocchi impostata da Pjanic, il tocco per Higuain, Bernardeschi, Higuain, e il Pipa poi, che è un'arma letale quando si trova in quel frangente, ed ha infilato il gol dell'1-1 a stretto giro di 5 minuti nel momento migliore proprio della partita della Juve. Ecco, nella ripresa abbiamo avuto più linee di passaggio, abbiamo giocato più ovviamente in verticale, in profondità, c'è stata l'azione ottima da parte di De Sciglio, la palla indietro, anche qui un'azione sarriana a tutti gli effetti, e Ronaldo che ha fatto il gol del 2-1. Detto del pareggio loro e del gol vittoria poi di Kane, che torno a ribadire, seppur Kane ha fatto chiaramente un eurogol, sono stati comunque errori, ecco, in uscita da parte nostra. Bisogna dire che nel momento in cui, ecco, i dettami tattici di Sarri li abbiamo cominciati a vedere in campo, la Juventus l'ha ribaltata in 5 minuti. Quindi io tutto il disfattismo, tutte le oscenità che sto già leggendo sui social, condite ovviamente con gli insulti, perché tanto oramai non ci abbiamo più i mezzi termini su niente, no?
insulti ai soliti noti, a Buffon, a Matuidi, a Mandzukic, allo stesso De Sciglio, insomma, che secondo me ha fatto una buona partita tra alti e bassi come tutti quanti. D'altronde, insomma, questo alla seconda settimana di preparazione con una squadra che contro una squadra che tra 10 giorni comincia il campionato mi sembra un tantino eccessivo. Così come quello che voglio dire in questo video, nelle mie opinabili argomentazioni, come detto, non sapevo sinceramente manco se farlo, ma dato che la partita l'ho vista, non potrò vedere purtroppo la partita con l'Inter perché questi giocano all'una e mezza e io starò chiaramente al lavoro, però ho detto il video comunque lo porto, ve lo faccio, però ripeto, argomentazioni davvero opinabili perché questa è una partita che conta. Per quello che conta, come ha detto in fin dei conti Bernardeschi, bisognava soltanto cominciare a mettere minuti nelle gambe, anche perché teniamo conto che hanno giocato con un gran caldo e con un tasso di umidità elevatissimo. Ma detto questo, io come ho scritto nel post gara, passatemi la ripetizione, su Instagram, io ho più di una riserva sulle cessioni eventuali di Cancelo e di Higuain, perché Cancelo sarà anche stato svogliatissimo in allenamento, ma oggi è stato secondo me uno dei migliori in campo. Era l'unico che nel primo tempo riusciva ad uscire palla al piede dalla difesa forte della sua indiscutibile tecnica, e poi è stato anche uno dei migliori nella ripresa, nel momento in cui ha giocato chiaramente in costante proiezione offensiva. E poi il Pipa. Vabbè, io sul Pipa, come ho detto in altre occasioni, per me, per il Pipa parla il cuore, però una punta che serve per giocare in profondità come deve giocare la Juventus di Sarri, secondo me una punta come Higuain serve come il pane. Quindi se non è Higuain, staremo a vedere, ma io sull'eventuale cessione dell'Higuain, visto oggi che ci aveva letteralmente il pepe al culo, e bisogna anche in fin dei conti capirlo perché c'ha più di una motivazione, io c'ho le mie forti, fortissime riserve. Comunque, per quello che può contare, staremo a vedere. Vi saluto, se lo facciamo ci vediamo domani sera al processo lunedì, così esterniamo, no, le nostre prime considerazioni con gli altri fratelli YouTubers. Ciao a tutti, buona domenica, ai prossimi appuntamenti e come sempre, fino alla fine. Vamos Juve, ciao a tutti!